benvenuti ad una nuova puntata di Next 3.0. Notizie, fatti e curiosità da tutto il mondo. Animali. Sulle dentate scintillanti vette salta il camosso. E oggi lo conosceremo. Alpi Appennini. Neve e rocce scoscese, pini e abeti. A me fanno pensare al Natale e sono i luoghi dove vive il camosso. Questo animale vive a un'altitudine tra i 1000 e i 2800 metri e in estate ancora più in alto. Le immagini che state per vedere provengono dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Ragazzi e ragazze, ecco a voi il camosso. Il camosso è un animale che somiglia alla nostra capra domestica, ma con sostanziali differenze. La sua lunghezza varia dai 110 ai 140 cm e l'altezza tra i 70 e gli 80 cm, per un peso che va dai 25 ai 45 kg. La sua particolarità sono sicuramente le corna, di color nero ebano, che porta con grande fierezza. Sono lunghe in media dai 20 ai 26 cm e sono permanenti, per cui si arricchiscono di solchi anulari da cui si ricava l'età dell'animale. Nel corso delle stagioni, il mantello del camosso, che è molto resistente al freddo e ha due mute durante l'anno, varia di colore e durante l'inverno diventa quasi nero. Una particolarità del mantello è la barba dorsale scura, cioè una striscia di peli più scuri che scorre lungo il dorso. Il camosso ha buon olfatto e buona vista. Un'altra sua caratteristica particolare sono gli zoccoli che gli permettono di potersi muovere agilmente tra i pendii. Per esempio, il camoscio si muove sulla neve con maggior sicurezza rispetto allo stambecco. I camosci adorano mangiare piante erbacee, in particolare ramoscelli di graminace, foglie e rami di arbusti, soprattutto all'alba e al tramonto. In Italia ce ne sono circa 130.000 ed è per tutti una gioia osservare questi animali liberi nei parchi alpini oppure appenninici come quello del Gran Sasso e dei Monti della Laga.